Ciao a tutti! Ecco, sono tornata con un nuovo video. Questo video sarà abbastanza veloce, almeno spero, e voglio parlare di prodottini che ho provato attraverso le provettine, attraverso i campioncini, e che mi sono piaciuti talmente tanto che sono andata a comprarli. E adesso voglio dirvi se davvero, poi comprandole full size, mi sono trovata davvero bene oppure no, perché non è sempre così, non sempre ho azzeccato. I prodotti sono 6 e quindi partiamo subito con questo, dato che ve l'ho fatto vedere, che è del Erbolario. Io ho tantissime provettine dell'erbolario e tra una cosa e l'altra le provo sempre tantissimo perché mi piacciono i prodotti dell'erbolario, soprattutto i bagno doccia, sono sempre molto buoni. E tra l'altro non ho un settimo prodotto perché mi sembra che non sia corretto, nel senso che mi hanno regalato un bagno doccia dell'erbolario di cui avevo già provato la provettina e quindi, cioè, non l'ho ancora provato, quindi non so dirvi di preciso, quindi non ve ne parlo. Vi parlo invece di questo qui, che è dell'erbolario, che è l'Ananas Gel Hydro Scrub ad azione levigante. Io ho provato due provettine di questo prodotto qui e ho detto, no vabbè, ma è spettacolare, no, bellissimo. Perché, non so, l'avevo provato sulla gamba, non so, tra una cosa e l'altra, l'avevo scrubbato bene e di conseguenza era diventata proprio la gamba rosso, un pochino rossa, no? Come giusto che sia, no? Ed è raro trovare un prodotto che faccia così, no? In modo, cioè, che sfregando un po' con probabilmente quello che ci mettono dentro, con i tensioattivi, non lo so, comunque che venga fuori un po' di rosso, significa che la circolazione sta facendo il suo corso, no? E che quindi il prodotto aiuta molto. Sta di fatto che è molto raro trovare questi prodotti e con questo qua mi ero trovata così. E ho detto, no, vabbè, devo assolutamente comprarlo, non mi interessa il costo, lo compro. L'ho comprato in sconto a 11 euro, se non mi sbaglio, però se non mi sbaglio costa tipo sui 14. Questa cosa è più o meno giusta, nel senso che alla fin fine con questo qua mi sono trovata bene, comunque, però non così bene come le provettine. Quindi, cioè, sono rimasta un po' tipo, what? Io pensavo una cosa e invece non era proprio così. Alcune volte, comunque, se mettevo proprio lì a sfregare come se ci fossero domani, la cosa avveniva. Però, comunque, non è che avevo voglia una volta a settimana o due volte a settimana di mettermi lì a scrappare come se non ci fossero domani per vedere se usciva fuori un po' di rosso. Cioè, non aveva molto senso. Quindi, a me è piaciuto come prodotto, è molto valido lo stesso, lo ricomprerei, però non è stata la stessa cosa da provettine a prodotto finale. Il pack è assolutamente stracomodo, l'odore è molto buono e neanche molto professionale il pack, ma le cose dell'erbolario si sa che sono così, quindi ok. Poi, altro prodotto, sempre dell'erbolario, restando in tema, è questo qui che è una maschera a viso. Questa qui è un prodotto mega super top, ve l'ho fatto vedere forse neanche tanto tempo fa in una delle maschere finite, vi lascio qua il link per andare a vederlo e sentire meglio l'opinione su questo prodotto. Vado veloce perché per me è un prodotto magnifico a livello di brufoli, però comunque se non se ne hanno troppi, almeno credo, anzi se avete problemi di brufoli e avete provato questo prodotto, ditemi se per caso è così in generale o solo su chi non ha proprio problemi di bubbone pesante, ecco. Questa qua è una maschera a viso con argilla bianca e verde e propoli per pelli miste e grasse. Per me è un mega top, quindi per me è un sì in questo caso. Poi vi parlo di Bottega Verde, questa qui è appunto la crema idratante piedi. Questa qua avevo provato una provettina, tra l'altro ho un'altra provettina qua da qualche parte, sempre di Bottega Verde, bene, ho fatto cadere tutto. Questo qua invece è effetto ice, non l'ho ancora provato perché aspetto l'inverno, invece l'inverno, l'estate, e questo qui invece diciamo che è più idratante per l'inverno perché appunto a livello secchezza, per me è molto molto buona, è una delle creme corpo in cui, cioè creme corpo sì, crema piedi in cui mi sono trovata meglio. Io le creme piedi non è che proprio le sopporti, quindi questo qua non la metto tutti i giorni proprio perché poi mi scivolano i piedi, non sto ferma eccetera eccetera, quindi
Non sempre la metto, però quando la metto mi basta perché è molto idratante e quindi i miei piedi rimangono comunque idratati. Ed è una cosa mega top. Avevo provato la provettina e naturalmente mi sono trovata bene anche con questo. Sono molto contenta della cosa perché adesso vi faccio vedere due prodotti dove sono comunque un mi, ovvero questa qui che è il profumo Chloé di non so come si chiama il... Vabbè, Chloe si sa chi è, non si sa chi è Chloe, però nel senso, questa è la marca. Come vedete, l'ho utilizzato abbastanza, sono qui. E, cosa è successo? Io ho provato no, mi ero fatta dare la provettina da Sephora, mi piaceva un casino come profumo. Ci sono varie versioni del Chloe, io gli avevo detto esplicitamente questa. E tra una cosa e l'altra avevo trovato uno sconto e alla fine avevo preso questa mini size da 20 ml perché avevo provato la mini size da 1 ml, ok? E mi ero trovata molto bene. Quando l'ho finito ho detto no, vabbè, lo voglio troppo. L'ho comprato sui 20 euro. Che è un po' tanto per me, nel senso per un profumo. Molto bello il pack, molto bello tutto. Il punto è che il profumo, quando l'ho messo le prime volte, era tipo troppo pesante. Cioè, se voi prendete e lo spruzzate così, è troppo pesante. Cioè, io avevo, ecco, a sentirlo già vicino, non mi piace. Cioè, lo trovo, cioè non è che non mi piace l'odore, ma lo sento proprio pesantissimo e quindi la prima volta che l'ho messo convinta sono andata in giro con questo profumo tutto il giorno e mi è venuto un mal di testa perché per me era troppo forte, non sono abituata a questi profumi così forti e allora a sto punto adesso lo uso e lo spruzzo per aria e poi ci passo in mezzo cioè per farvi capire perché così è più leggero e quindi riesco a utilizzarlo quindi per me e diciamo che è stato il flop più grande che ho fatto perché mi sono proprio resa conto di aver sbagliato, di aver toppato l'acquisto. Quindi, boh. Gli ultimi due prodotti che vi faccio vedere sono di Alchemilla e avrete già capito questi due. Allora, avevo provato anche qui delle provettine in combo, se non mi sbaglio. Avevo provato questo qui che me l'aveva dato lo shop di Carlita Dolce e poi, forse sempre quello, no, poi un negozio qua vicino a casa mia mi aveva dato sia questa sia l'altra, il mirtillo, da provare. Le ho provate tutte e tre e ho detto ok. Ho deciso, compro questo e compro questo. Li ho presi da Eccoverde, se non mi sbaglio, che mi ha dato un'altra marea di provettine da provare. E questo qui io l'ho trovato mega top con la provettina. Quando l'ho provato avevo capelli, cioè ragazzi, spettacolari. E adesso io sto utilizzando queste qui. Comunque l'effetto spettacolare c'è, nel senso che sono belli luminosi, non sono mai opachi, sono belli morbidi, sono... cioè mi piacciono, no? Però... A lungo andare, adesso sarò tipo più o meno qui, sarò quasi a metà, mi rendo conto che anche questo qui non credo che lo ricomprerò, perché comunque costa 10 euro e passa, 10-11 euro, quindi non è proprio poco. E sinceramente per me è più, cioè non è un no, è un mi, è un 6 e mezzo, diciamo, perché... È vero che ha tutte queste cose positive, molto belli i capelli, mi piacciono, tutto quanto. Però se io adesso alzo e vi faccio vedere... No, non si vede. Però, cioè, non è molto carino da far vedere sta roba. Non si nota, ok, vabbè. Comunque io li sento, anche se magari esteticamente non sembra poi così tanto, però io li sento un po' sporchi, no? Li sento appiattiti, li sento pesanti, no? Cosa che invece il primo, il secondo giorno questa cosa non c'è. Dal terzo giorno sento questa pesantezza, vedete che sono piatti, non hanno volume, non hanno niente. È vero che sono lucidissimi, sono molto belli, assolutamente, per l'amor del cielo, però... Non mi fanno impazzire. Altra cosa che ho notato è che nella parte sotto la frangia, così, cioè io un pochino soffro di forfora, ma poco, nel senso che se mi gratto mi esce, ecco, e noto che con questo prodotto qui mi esce un po' di più, il che non è proprio il top. Quindi a livello qualità-prezzo io direi di no, nel senso che... È vero, i capelli sono lucidi, sono belli, sono morbidi, sono... cioè, mi piacciono, ma mettendo due pesi, due misure, come si dice, da una parte e dall'altra sulla bilancia, boh. Quindi per me è un sì,
Se volete provarlo ci sta. Però io adesso che sono a quasi a metà, perché poi ce ne vuole pochissimo, altra cosa positiva, ce ne vuole davvero pochissimo per lavare tutta la testa, una roba assurda. Però, boh, nel senso, non mi fa impazzire a livelli esorbitanti. Ultimo prodotto che vi faccio vedere è questo qui, che è la maschera per capelli ristrutturante la panna e fragola. Questa è spettacolare, vi lascia i capelli morbidi da quando li lavate a quando li rilavate la volta dopo. Ha un odore fantastico, vedete che l'ho utilizzato tantissimo. Questo qua è un prodotto che quasi sicuramente ricomprerò perché è da 10 questo prodotto. Non ho mai trovato un prodotto, cioè mai, mai no. Però comunque un prodotto con così tante cose positive e che costicchia, per l'amor del cielo, di Alchemilla, le cose di Alchemilla costicchiano, però per me è un sì assoluto. Bene ragazze, con questo il video finisce qui, spero che vi possa essere stato utile, perché comunque provando le provettine, poi non sempre avete notato che tra una cosa e l'altra i prodotti sono davvero eccezionali, come sembra magari con una prima impressione, quindi non fermiamoci mai alle prime impressioni. E niente, vi do un bacione caldo e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!